Salve ragazzi, buona giornata a tutti, è Andrea Bruno che vi parla. In questa puntata radiofonica di oggi tratteremo un argomento importantissimo. I grillini stanno per entrare in Parlamento, stanno per entrare nelle istituzioni ed è avvenuto un fatto veramente singolare, io oserei dire un fatto raccapricciante dal tanto che questo fatto è emblematico. Emilio Colombo, mi pare sia senatore a vita, 50 anni nel Parlamento, 50 anni di carriera seduto nel Parlamento, simboleggia la mummia all'interno dell'istituzione che non se ne vuole andare, la mummia che da tanto che lì si è addirittura fossilizzata. Ha avuto il coraggio di dire, senza giacca e cravatta in Parlamento non si entra. Ma allora io il messaggio che voglio dare a Colombo, e so che ci ascolta e ascolta prima o poi questo messaggio gli arriverà chiaro e diretto. Signor Colombo, guardi che i grillini e quelli del movimento non stanno entrando nel Parlamento per fare un gesto di cortesia, stanno entrando nel Parlamento e nelle istituzioni per compiere la tanto auspicata defenestrazione. È come dire, lei con questa frase, non osino entrare in Parlamento senza giacca e la cravatta, sarebbe come dire, quando scoppiò la rivoluzione in Russia, la rivoluzione d'ottobre, alla gente, alla popolazione che andava a unirsi alla rivoluzione, che arrivavano da tutte le parti, arrivavano anche dalla periferia in treno, sarebbe stato come chiedere di pagare il biglietto del treno per andare a fare la rivoluzione. Quando uno va a fare la rivoluzione non sta a vedere le formalità. Per cui, signor Colombo, chiaramente, visto anche il rispetto che noi abbiamo per le persone anziane, per cui lei è una persona comunque anziana di una certa età, lei non verrà defenestrato. Abbiamo rispetto per lei. Lei non ha avuto rispetto per i cittadini italiani perché si è fossilizzato dentro nell'istituzione. Per noi tutta la gente fossilizzata lì dentro rappresenta una sorta di dittatura del sistema che ha fatto le ragnatele e si è aggrappata al cadreghino e non vuole mollare, non vuole mollare il potere. Per interesse personale prima di tutto e anche per interesse delle lobby, delle caste che sicuramente non rappresentano il cittadino italiano. Ho invitato nella puntata di oggi, come al solito, Domine Dio, nostro opinionista, e chiedo a lui una opinione, do a lui la parola circa il fatto di questo Emilio Colombo che non se ne vuole andare. A lui pongo subito una domanda. Ma non c'è un rischio che dietro questa formalità, ovvero la giacca e la cravatta, si nasconda gente che in realtà sono impostori, farabutti, truffatori, pagliacci, ladri, ovvero degli stronzi. A te la parola. Io guarda, io citando ampiamente il mio antenato, il prefetto di Ferro, Cesare Mori, posso tranquillamente affermare, lui usava dire, dice, fra un ladro che ti punta una pistola e un gentiluomo che ti porge il cappello, abbi dubbi sul secondo, perché sicuramente sul primo non hai dubbi sulle intenzioni. Quindi io la vedo molto come lui fu famoso per aver combattuto la mafia con meriti, diciamo, piuttosto singolari, tipo ordinavano un attentato, l'attentato falliva, si presentava sotto casa a cercare chi aveva ordinato l'attentato per sparargli. Quindi diciamo, io penso che tutto sommato il mio antenato da quel punto di vista contro certi fenomeni avesse diciamo decisamente ragione, che l'unico modo per combattere la corruzione o combattere diciamo la mafia, personaggi come Colombo che fanno parte del sistema, sia utilizzare il pugno pesante, il pugno di ferro pesante. Quindi per recuperare diciamo i soldi rubati da una classe politica corrotta, legata alla mafia e che diciamo comunque ha fatto peste e corna, bisogna organizzare diciamo secondo me fa una riforma generale delle istituzioni
istituzioni e procedere, diciamo, a accordi. Faccio un esempio: noi abbiamo i tribunali militari che attualmente non fanno, come dicevano gli antichi romani, un benemerito. Sì, puntini. Quindi la prima cosa che cosa fa? Dice, le persone dai tribunali, i magistrati dai tribunali militari vengono trasferiti ai civili. Tutte le persone, magistrati esperti, esclusivi di mafia e corruzione, vengono trasferiti ai tribunali militari. Scusa se ti interrompo, voglio fare una precisazione al cortese radioascoltatore che ci sta ascoltando. Noi entriamo nelle istituzioni per andare a beccare tutta la gente con le mani in pasta, entriamo lì dentro per fare pulizia e dare una sistemata a tutta la gente che ha rubato negli ultimi 20-40 anni, per cui partiranno subito delle indagini. Noi non è che stiamo entrando dentro per fare un gesto di cortesia. La gente del movimento avrebbe anche potuto starsene a casa a guardare la televisione, a sentire le fregnacce che ci raccontano, se avesse vissuto bella e tranquilla senza i politici che hanno fatto quello che poi si è rivelato che sono. Per cui il fatto che noi entriamo nell'istituzione è un fatto importantissimo, è una rivoluzione pacifica, a parte qualche defenestrazione che ci sarà. Per cui il problema non è tanto la formalità, la giacca e la cravatta, il problema adesso sarà riuscire a recuperare i soldi, riuscire a recuperare il malloppo, a recuperare il maltolto. E per fare questo io chiedo al nostro intervistato, Domine Dio, quali sono le sue proposte? Cioè, le proposte semplici, innanzitutto verrà creato un codice di alto tradimento in cui tutti i reati di corruzione e mafia verranno considerati reati contro lo Stato e come reati contro lo Stato comporteranno la perdita di tutti i beni, la perdita della cittadinanza e l'ergastolo in un carcere marocchino e l'essere sottoposto all'interrogatorio da parte della polizia marocchina con metodi non umani. Le competenze per i reati di alto tradimento passeranno direttamente ai tribunali militari. Diciamo, l'attuale magistratura militare stiamo benissimo che è inadeguata. Infatti verranno trasferiti ai nuovi tribunali militari per la sicurezza dello Stato tutti quei magistrati che hanno manifestato esperienza in ambito antimafia, in ambito della corruzione e di tutte quelle opere. E poi la condanna per questo reato sarà sicuramente l'ergastolo. L'ergastolo. Solamente nel caso in cui la persona decide di consegnare tutto il malloppo sarà possibile organizzargli un esilio, diciamo, in un altro paese e via. Ma nel caso in cui non decida, le storie sono l'ergastolo in uno dei paesi o del Medio Oriente o dell'Africa. Pertanto sono già pronti accordi, siamo già in contatto ad esempio con la Giordania. Siamo già in contatto con la Giordania, ci hanno risposto appena la nostra proposta, il ministro di giustizia giordano ci hanno risposto che loro sono interessati perché loro, diciamo, già fanno il lavoro degli interrogatori in ambito terroristico per gli americani. L'Egitto, stessa identica risposta, dice per noi è un modo, l'Etiopia, per fornire, forniamo le carceri, forniamo interrogatori e loro, diciamo, per tutti questi reati che attualmente vengono messi sotto il codice del 41 bis a livello, il 41 bis, diciamo, verrà scontato su queste carceri, verrà dato, naturalmente costerà a trasferirlo un terzo di quello che costa attualmente e poi, nel senso, verrà fatto una serie, verrà fatta promessa, diciamo, ai vari stati, non solo verrà pagati, nel senso, questa cosa, ma verrà promessa anche una percentuale sul recupero dei soldi in base al recupero tra il 10 e sulle informazioni utili per catturare altri latitanti tra il 10 e il 30%. Ma c'è possibilità che questi rivelino dove hanno messo i soldi? Le prove sul fatto che i soldi li hanno rubati salteranno fuori perché ci sono oramai tutto il mondo della finanza, di spostamenti, tutto computerizzato, i movimenti di primo acchito si riescono a vedere. Però dopo, andando oltre confine, questi soldi sicuramente sono spariti. Ci sarà il problema di farli parlare, ma si riuscirà a ottenere delle informazioni valide per il recupero del malloppo?
Secondo me sì, perché parliamoci chiaro, infatti diciamo 5 mesi in un carcere marocchino, che è una cella 1 metro per 1 metro nel deserto, in cui ti danno un bicchiere d'acqua e un pezzo di pane secco al giorno da mangiare, non è una Ma cosa. secondo me in Marocco il pane, cioè proprio non te lo danno, cioè Può essere che ti daranno i effettivamente. vermi da Esatto. mangiare. Però diciamo insomma che i metodi delle pulizie in questi paesi sono particolarmente famosi e il particolare segnalo insomma la pulizia marocchina che è famosa per far riuscire a parlare, far riuscire a sudare anche l'impossibile, perché poi loro utilizzano un metodo chiaro che insomma se prima li riempiono di botte e poi nel senso ritornano, gli prendono le informazioni, se mi ha detto di solo reagiti te ne diamo un tiro. Cioè qualcuno può chiedere diritto umani, ma io rispondo come il presidente della Azerbaigian, prima vanno gli interessi della popolazione, poi i diritti umani. E queste persone sono persone che strumentalizzano per. Cioè, se la gente adesso sta male anche per il fatto perché troppi hanno rubato. Sì, Cioè, noi esatto. abbiamo gente che muore negli ospedali perché gli ospedali non riescono ad avere un livello sufficiente di assistenza ospedaliera perché mancano i fondi, mancano i soldi, e poi si scopre che la causa di questa gente che sta morendo è anche in parte dovuta al fatto che i soldi c'erano, ma se li sono rubati, sono entrati all'interno anche dei sistemi bancari, hanno nominato delle cariche che in realtà erano la raffigurazione politica proiettata dentro nel sistema bancario e hanno iniziato a spolpare dall'interno delle banche che erano il gioiello dell'economia italiana. Hanno spolpato le industrie di Stato, le industrie parastatali e da quello non è rimasto più nulla. Ormai è rimasto solo lo scheletro, l'osso, tutta la polpa che c'era attorno se la sono magnata. Adesso che hanno finito di magnare, c'è gente che ha fatto 50 anni in Parlamento e ancora rimane lì e non si vuole schierare. Ma questa gente che è lì da 50 anni, quando noi adesso stiamo proponendo massimo 2 legislature, perché 2 ci sembrano anche fin troppo, noi ne faremo alla fin fine una di legislatura. Ma questa gente che è lì da 50 anni di carriera in Parlamento, che cosa simboleggia per l'Italia? E simboleggia il fatto del mancato cambiamento, perché queste persone arrivano semplicemente per difendere lo status quo. Un Emilio con ombro è la rappresentazione, è lo status quo. Quindi noi dobbiamo liberarci dello status quo, di questa architettura dello Stato e di tutto quello che rappresenta. Poi personalmente io sono anche per condannare tutti quei politici che hanno firmato e votato, peraltro tradimento, per l'adozione dell'euro in Italia. Perché puoi essere europeista, anti-europeista, può essere tutto, ma gli europeisti dovrebbero condannarla perché? Perché innanzitutto tu non fai una moneta quando non esiste un mercato bancario comune, perché cioè se vuoi lavorare in un altro paese anche dell'area euro, non è che se tu c'hai un conto in Italia o c'hai un conto diciamo in Germania, però vai a lavorare magari che ne so in Francia, dico tu puoi utilizzare il tuo conto corrente. No, loro ti costringono ad aprirne un altro, perché sennò non verrà mai accettato, non ti verrà mai pagato sul tuo conto. Questo è già un abuso. I stati, il social welfare, cioè tutti gli stati sociali che Sì, diciamo, a livello europeo non esiste niente, ognuno per quanto riguarda il welfare ha un sistema, ogni Stato e ogni cittadino è assoggettato a un sistema unico a seconda dell'area di competenza del paese, della regione, diciamo, non è Sì, quindi stato. diciamo la formazione dell'euro così come è stato, diciamo, gestito e formato, cioè nel senso dovrebbe essere criticata sia dagli europeisti perché non ha portato alla creazione di strutture sociali comuni, sia dagli anti-europeisti perché giustamente cioè, si parla della crisi dell'euro, ma è normale che sia in crisi quando cioè, tu prendi un prestito in Germania e in Lettonia non sai che prende un prestito, cioè è un sistema che gira in crisi quando tu puoi sposarti in 2 paesi con 2 donne diverse, dico e Se parla. non abbiamo una centralizzazione delle banche dati e compagnia bella. Rimanendo in tema, te come vedi la mossa di oggi circa l'Ungheria che nazionalizza la banca centrale? Noi abbiamo un paese all'interno dell'Europa che ha deciso di far diventare la banca centrale una banca statale.
Per me, secondo me, è stata una mossa giusta perché riguarda su una delle prerogative dello Stato, che è quella dell'emissione della banca moneta, della carta moneta. Quindi se è l'emissione della carta moneta, è chiaro che la banca deve essere nazionale, cioè l'Inghilterra la nazionalizzò già a suo tempo grazie a John Maynard Keynes, quindi non capisco perché ci sia. Però in Europa sembrano tutti scandalizzati. Non è che sono scandalizzati non perché gli stati non vorrebbero, ovvero i cittadini degli stati non vorrebbero avere una propria banca, una banca che sia di proprietà dello Stato, ma perché in realtà a comandare nelle istituzioni vi sono proprio i vertici della finanza internazionale, quindi i possessori delle banche. Sì, ma infatti. E Monti non c'è, adesso faccio così per dire, non è che si può ventilare l'ipotesi che Monti sia la riflessione di questo sistema, ovvero una specie di commissario che ci è stato imposto dai vertici della finanza internazionale dentro nel nostro governo, con anche l'ultima carica che ha avuto di primo ministro e la nomina scandalosa di senatore a vita, per fare gli interessi non dell'Unione Europea e non nemmeno gli interessi dei cittadini italiani, ma per fare gli interessi degli esattori. Chiaro, lui è su quel punto perché lui è un curatore fallimentare. È uno che deve cercare di fare man bassa e prendere tutto quello che si può, ovvero mettere le mani in tasca ai cittadini, rubare il Robin Hood al contrario, rubare ai poveri per dare alle banche. Sì, ma infatti, lui è stato diciamo, un ladro. È un ladro perché è un curatore fallimentare e quando secondo me, almeno all'interno della bilancia dei pagamenti, cioè dell'interno del bilancio, cioè molto del nostro debito sarebbe contestabile come ha fatto l'Ecuador. A chi dice che il debito è contestabile? Non è contestabile, genererebbe danni. Io ricordo che l'Ecuador ha contestato il debito perché? Perché ha contestato tutti i contratti che sono stati soggetti a corruzione. Se c'è stato un appalto e c'è stata una percentuale di corruzione, la parte soggetta a corruzione è contestabile internazionalmente perché ha generato un arricchimento illecito. Se si guarda l'Italia da quel punto di vista lì, diciamo che nel debito ce ne liberiamo proprio molto facilmente. Diciamo, sì, diciamo che infatti basta insomma avere i soldi stanziati per la Salerno-Reggio Calabria, ecco che. Adesso mi stanno facendo dei brutti segni dalla regia, vedo che il tempo a nostra disposizione è finito. Pongo un saluto a tutti i nostri cortesi radioascoltatori che ci ascoltano fedelmente e vi do a te la parola per il saluto finale. Faccio anch'io un saluto a tutti e auguro a tutti insomma una buona serata. Ok ragazzi, buona serata a tutti e ci sentiamo alla prossima. Alla prossima.